Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo vi nuovo video in compagnia di Luca Tavolacci. oggi faremo l'Homo sapiens. L'Homo sapiens vive da circa 200.000 anni fa e si diffuse in una specie. Questa specie si chiamava così, Homo sapiens. In latino che voleva dire uomo sapiente, è considerato l'uomo moderno. Originario dell'Africa, delle stesse zone dell'Homo habilis e dell'Homo erectus, giunse in Europa e in poco tempo prese il posto dell'uomo di Neanderthal, che distrusse, essendo dotato di Migliori capacità tecniche tecniche. e facilmente adattabili ad ambienti diversi. L'Homo sapiens era nomade e si spostava seguendo gli animali, la sua fonte principale di cibo. Il freddo dell'era glaciale aveva abbassato il livello dei mari e e sottili ponti di terra univano tra loro i continenti, cioè rese possibile all'Homo sapiens di raggiungere l'America, l'Australia e il Giappone, e una di popolo e di Questa popolare così tutta la terra. Poi è l'immagine. l'Homo Abbiamo. sapiens è la nostra specie, a cui appartengono tutti gli esseri umani. Hanno avuto origine in Africa, poi si è diffusa su tutta la Terra, come c'è scritto. L'Homo sapiens è l'unico del genere Homo a essere sopravvissuto fino ad oggi, perché era più moderno. Questo è tutto, ragazzi. Mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Alla prossima! Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Nei commenti però consigliatevi il nome del mio nuovo canale. Sono oggi in compagnia di Luca Tavolacci, e oggi verremo a scoprire tutti i segreti della montagna. la montagna. Prima di tutto, ragazzi, ovviamente è un rilievo naterale, non artificiale. Ed è un innalzamento del suolo che supera i 600 metri di altitudine, altrimenti è collina. Dal livello del mare, ovviamente. Le montagne a volte si presentano come rilievi isolati, ma più spesso si trovano allineate accanto a un'altra catena montuosa. In Italia ci sono le due grandi catene montuose, Le le Alpi e Alpi le e gli Appennini. Appennini, però gli Appennini sono i più importanti. Il Il punto più punto più alto alto della della montagna montagna si si dice dice cima cima o vetta. o vetta. Qui ci sono due differenze fra le montagne delle Alpi e degli Appennini. Quelle alpine hanno la punta più Appuntita. appuntita, mentre quelle appenniniche hanno la È un punta po' più arrotondata. più arrotondata, ma non tanto. Il passo è il punto più basso tra due montagne e permette di attraversarle. Il passo sarebbe Due praticamente montagne che vi già lasciano una che stradina sì. davanti. Sì, Guardate come qua, vedete la striscia verde lì, sì. guardate. Poi, il piede è il punto più basso di una montagna e lo sappiamo questo. Vabbè, il piede è più basso. Le pareti della montagna si chiamano versanti o pendii. E poi l'ultimo, i ghiacciai sono accumuli di neve ghiacciata, si trovano alle quote più elevate. Negli ghiacciai sono soprattutto più negli Alpi che negli Appennini, perché negli Appennini ce n'è soltanto uno. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e alla prossima!